dov'è? Mago di Oz, abbiamo ucciso la strega dell'Ovest come ci avevi ordinato. E questa è la prova. Ma dove ti sei nascosto? Ma non c'è, dove si sarà nascosto? Forse non so che siamo qui, proviamo a chiamarlo. Mago di Oz! Mago di Oz! Silenzio, che cosa volete da me? Abbiamo ucciso la strega dell'Ovest come ci avevi ordinato tu. Ora devi aiutarmi a tornare nel Kansas. E a me devi dare il cuore, me l'hai promesso. E a me invece il cervello. Sì, e a me devi dare il coraggio, ricordi? Va bene, tornate domani, ho bisogno di tempo per riflettere. Ma come? Non vogliamo aspettare ancora, devi mantenere la tua promessa. Voglio il mio coraggio. Basta, basta, insomma ho detto basta, andatevene adesso. Che succede? Che cosa c'è laggiù? Senti, lavati, vattene via, lasciami stare, insomma, vattene via, no? Cosa volete? Lasciatemi stare, andate via, perché siete entrati? Andate via! Oh, ma tu chi sei? Chi sei, eh? Io sono Oz, il grande e terribile. Il mago di Oz, tu? Tu saresti il grande mago di Oz, stai scherzando? No, non è vero, io non sono un mago, sono soltanto un burattinaio, non sono un mago. Oh! Un burattinaio? Sì, e sono anche ventriloquo e posso cambiare la mia voce. Statemi bene a sentire, ragazzi. Io sono Oz e ti darò il cuore più gentile di tutta la Terra. Mi spiace, ma io non concedo mai i miei favori senza essere ricambiata. Ho capito tutto, tu parlavi in questo microfono cambiando ogni volta la voce e poi proiettavi delle figure sulle pareti. Deve essere proprio così, non è vero? Oh sì, è vero, perdonatemi, è vero, io vi ho imbrogliati. Molti anni fa lavoravo in un circo inglese. Sapete, ero molto conosciuto e anche molto amato dai bambini. Facevo anche dei numeri sull'aerostato. Ma un giorno la corda che lo teneva ancorato a terra si spezzò e l'aerostato prese a volare su nel cielo. Non so quanto tempo durò il mio viaggio perché persi conoscenza e quando mi svegliai mi accorsi che l'aerostato aveva toccato terra in questo meraviglioso paese e tutti pensarono che fossi un grande mago venuto dal cielo. Ma allora tu non sei un grande mago, sei soltanto un ciarlatano. Oh no, non sono un mago, ho sempre usato solo qualche trucco. Per esempio, se volete vedere la prova, toglietevi gli occhiali. Scoprirete che questa città non è fatta di smeraldi, ma di semplice pietra. È vero, è una città come tutte le altre, è fatta di pietra. Io che credevo che fosse fatta di smeraldi. Già, è vero, anch'io. Sì, è un trucco ben riuscito, le lenti degli occhiali sono verdi e tutti si illudono che la città sia fatta di smeraldi. Maledetto imbroglione, ci hai ingannati, ma ora vedrai, ti darò una bella lezione. No, aspetta, fermati, non uccidermi, ti prego, vi chiedo perdono, ti supplico non farmi del male, farò tutto quello che volete, pietà. Il mago di Oz fu costretto ad escogitare qualche trucco per accontentare gli amici di Dorothy. Riempì di crusca la testa dello spaventapasseri, preparò un cuoricino di stoffa per il boscaiolo e offrì al leone uno strano intruglio. Allora dimmi, come ti senti, leone? Di la verità, non ti senti già forte e coraggioso? Beh, ecco, io sì, mi sento pieno di coraggio, certo, coraggiosissimo. Io mi sento già molto intelligente, il mio cervello comincia a funzionare. E io ho finalmente un cuore molto gentile. Oh, amici, sono contenta per voi. Grazie. Però ora voglio dirvi la verità, voi desideravate tanto avere il cervello, il cuore, il coraggio, ma tutte queste cose erano già dentro di voi, solo che non vi siete mai accorti di possederle. Oh, dici davvero? No, non posso crederci. E così vi dico, e l'avete dimostrato anche durante il lungo viaggio per giungere fino a qui. Certo, di fronte a ogni difficoltà avete agito con molta saggezza e con molto coraggio. E in ogni circostanza avete mostrato di possedere un animo buono e gentile. Amici, credo che il mago di Oz abbia ragione. Comunque d'ora in poi affronterò i problemi con più coraggio. E io sarò più buono ora che so di possedere un cuore gentile. Io, amici, studierò moltissimo, così svilupperò ancora di più il mio cervello. Lo spaventapasseri, il boscaiolo e il leone avevano scoperto di possedere ciò che avevano tanto desiderato. Il mago di Oz pensò di utilizzare il suo aerostato per far ritornare Dorothy nel Kansas e decise di partire con lei. Buon viaggio, cara Dorothy, e ricordati di noi qualche volta. Sono
Aiutami, addio, amici, zii! Non vi dimenticherò mai. Ma ecco che proprio quando il boscaiolo stava per tagliare la corda... Toto, fermati! Toto, fermati! No, aspetta! Non posso più scendere, Dorothy! L'aerostato si allontanò sempre più nel cielo fino a scomparire tra le nuvole e non fece più ritorno. Coraggio, Dorothy, non piangere più ora. Noi ti siamo amici e ti vogliamo molto bene. Vivremo sempre con te. Vedrai che ce la passeremo bene insieme e vivrai sempre felice con noi. Ti capisco, Dorothy, vuoi tornare al tuo paese, ma cosa possiamo fare per aiutarti? Oh, ma è possibile che non ci sia proprio nessun sistema? Accidenti, accidenti, accidenti! Mi avete chiamato? Quello è un cappello magico e quando lo si gira per tre volte io appaio, dunque voi mi avete chiamata. Che cosa desiderate? Ma dimmi, tu chi sei? Sono Glinda, la buona strega del sud. Che cos'hai? Perché piangevi prima? Cosa posso fare per te, bambina mia? Un ciclone mi ha portato in questo paese e io voglio tornare nel Kansas dai miei zii, ma non so come fare, dovrò restare qui per sempre. Ma dov'è il Kansas? Nessuno lo sa, ma Dorothy vuole tornare laggiù dai suoi zii e noi non sappiamo come aiutarla. Ho capito, è molto semplice, ti aiuterò io a tornare laggiù. Davvero? Dici sul serio? Oh, tornerai nel Kansas! Che bello! Ma come dovremo fare? È semplicissimo, le scarpette che porta Dorothy sono magiche e possono trasportare chi le calza in qualunque parte del mondo in men che non si dica. Basta battere i tacchi tre volte e ordinare loro di portarti dove vuoi. Non l'avrei mai immaginato, grazie strega gentile. Dopo aver mostrato a Dorothy come usare le scarpette magiche, la buona strega del sud scomparve. Addio, strega del sud, addio, addio e grazie, grazie. Sai, Dorothy, sono veramente contento per te. Grazie, amici, è tutto merito vostro. Oh, Dorothy, sono felice per te, ma sono anche tanto triste perché ci dobbiamo separare e non ci rivedremo più. Oh, non essere così triste, spaventapasseri. Ora è il cervello che tanto desideravi, e anche dei buoni amici, il boscaiolo e il leone. Io non vi dimenticherò mai. Coraggio, amici, dobbiamo fare partire Dorothy serena. Già, però anche tu stai piangendo, mi pare, boscaiolo. Allora, arrivederci, spaventapasseri. Addio, caro boscaiolo, addio, leone. Arrivederci, Dorothy. Arrivederci, Dorothy. Arrivederci, Dorothy. Addio, amici. Wow, wow, wow. Arrivederci, amici, non vi dimenticherò mai. Addio. Scarpette magiche, portatemi a casa mia nel Kansas dallo zio Enrico e dalla zia Emma. Portatemi a casa! Pensavamo che non saresti più tornato, lo sai? Sono stata nel paese di Oz. È un paese
davvero meraviglioso. E così, dopo tante avventure, Dorothy tornò finalmente nel Kansas, dallo zio Enrico e dalla zia Emma, e visse a lungo felice.